La Boreale e il Cassino impattano per 0-0 in una gara che, a dispetto dello 0 sul tabellone dei marcatori, ha visto divertire gli oltre 300 spettatori presenti al circolo sportivo La Muracciola di Aranova. Le squadre hanno provato a giocare a calcio lungo gli schemi disegnati dai due bravi e giovani allenatori, Granieri della Boreale e Carcione del Cassino, ma le due difese si sono rivelate ben più attenti rispetto agli attaccanti delle due compagini. Boreale in campo con il 3-5-2, con l'esordio in mediana di Spila, Sablone a sostegno delle due punte di Vico e Cardillo, c'è il ritorno di Casavecchia in difesa rispetto alla partita di Coppa con Lazio, mentre invece il Cassino propone un 3-4-2-1 trasformista che diventa un 4-3-3 in fase offensiva con Cavaliere e con Mazzaroppi a sostegno dell'unica punta e capitano Ingretolli. Parte forte il Cassino dominando in lungo e largo il primo tempo creando tantissime azioni da gol. Al terzo minuto un bel cross di Enzo Raucci mette in difficoltà il portiere della Boreale Corriere che rischia una frittata clamorosa ma la traversa e dalla sua parte respinge il pallone lontano dall'incrocio dei pali. Al decimo minuto ancora Cassino con una bella azione sulla sinistra, viene confezionato un assist per Mele che dal limite dribbla e calcia con il destro non trovando però lo specchio della porta. Al 36esimo dopo un regalo di Damiani il Cassino si divora tre volte il gol, palla nel mezzo, Mazzaroppi ci prova non una ma due volte, la difesa respinge e alla fine anche Cavaliere sciupa con un tiro da fuori. Nel finale però arriva l'occasione più nitida di tutta la partita del Cassino. Cross ancora del bravo Mazzaroppi, sponda di Lucchese e Ingretolli davanti al portiere si divora un gol schiacciando il colpo di testa del difensore di ripiegamento. Nella ripresa più Boreale che Cassino con la squadra di Granieri che rientra in campo decisamente con un altro piglio rispetto alla prima frazione. La prima occasione è comunque del Cassino con un cross di Raucci che pesca Ingretolli in area, il colpo di testa però è debole e finisce alto. Poco dopo Ingretolli si confeziona praticamente da solo una bella palla gol con una sponda molto buona per un compagno a corrente che lo serve ancora, tiro con il sinistro che però finisce alto dal limite dell'area. Si vede finalmente la Boreale intorno a metà frazione, al 19esimo cross forte di Canestrelli che si libera sulla destra ma nessuno arriva in area. Al 23esimo l'occasione più nitida per la squadra di Granieri, grande azione di Divico sulla destra, l'ex Real Monterotondo Scalo dribbla il difensore e mette il pallone in area, Cardillo stacca di testa ma il portiere del Cassino si supera e manda il pallone in angolo. Sul successivo corner Sablone prova da fuori ma senza fortuna. Al 33esimo, grande azione della Boreale che recupera il pallone con Casavecchia, fa ripartire i suoi e mette in porta addirittura Picciolo che dopo un dribbling prova il tiro a giro che viene parato. Nel finale il Cassino spinge tanto, ma vuoi per i miracoli di Corriere, vuoi per qualche fuorigioco di troppo, il gol non arriva. Finisce 0-0, Boreale e Cassino si dividono la posta in palio dando buone indicazioni ai propri allenatori in un campionato che sarà lungo e che sarà improntato alla salvezza per entrambe le formazioni.